Ricrivo del momento è un libro di 16 racconti brevi, un po' surreali, un po' ironici. Prendo lo spunto dalle persone, mi guardo attorno molto e le persone mi danno occasione di capire l'animo umano, perché ognuno di noi ha diverse parti, ha una parte oscura, una parte maledetta, una parte straordinaria. A me piace a volte mettermi un po' lateralmente e guardare da un'ottica diversa, e di lì improvvisamente scaturiscono queste idee e quindi personaggi che sono a volte ordinari diventano straordinari. Personaggi che da ordinari diventano straordinari, come Jacob Hahn, il detentore del tempo nella lontana Dinkelsbühl di inizio Ottocento, oppure Goran, il saggio del villaggio che nella fredda notte assuon di musica zigana, tra un dolcetto alle castagne, ovette e cioccolato, riconcilia Ebro e Maite, immerso nella sua vasca. E poi ancora Domenico Migliaccio, il giovane pescivendolo che nella Napoli del Seicento, falciata da una terribile peste, in barba all'editto che metteva al rogo Saracche e Baccalà, si vede costretto a scegliere tra il morire di peste o di stenti ed escogita una strategia per la sopravvivenza. Sono loro che animano l'equivoco del momento, il libro di Massimo Maglietta, presentato nella sala del Consiglio Metropolitano di Santa Maria della Nuova a Napoli, su iniziativa del consigliere metropolitano delegato Giuseppe Iossa, alla presenza del filosofo Berardo Impegno, del professor Annibale Rainone e della sorella dell'autore, l'attrice Licia Maglietta. Madonna mia! Chi è? Chi siete? Urlò. È importante, ha affermato il consigliere Iossa, per la città metropolitana accompagnare espressioni come questa, che testimoniano la vivacità culturale della nostra comunità e aiutano a comprendere nell'essenza. Massimo Maglietta, nato a Napoli 60 anni fa, si occupa di video, immagine e comunicazione, è stato co-regista del TG dei Bambini su Rai 3, l'equivoco del momento è il suo secondo lavoro bibliografico. Anche fra fratelli, no? C'è qualcosa che è assolutamente, ed è meravigliosa questa cosa, assolutamente non nota, no? E su cui e vedi una parte che non conosci. Io conosco il suo sguardo sulle cose, l'ho sempre conosciuto e mi appartiene in parte, mi appartiene molto, perché è uno sguardo ironico, ma anche nel profondo dolorante, doloroso, anche un po' lacerato. No, vabbè, quello forse no, quello forse no, però il primo liceo, siamo andati tutti quanti in primo liceo, no, sì, però a dire il vero, ecco, mi piace Ischia. Sono tutti temi, secondo me, molto importanti, affidati così a una scrittura limpida, asciutta, senza, no, svolazzi, senza, è una cosa che mi piace tanto, sì.